guerra è sempre da evitare. Non si può renderla civile e solo chi l'ha vissuta lo sa. Ed è per questo che ogni ricordo truce di morte e di miseria deve tornare e rimanere in luce come monito. Molte cronache della grande guerra giacciono ancora ignorate chissà dove, ed è auspicabile che chi le possiede le renda pubbliche in modo che possano essere alla portata di tutti coloro che intendono approfondire l'argomento, sia sotto il profilo storico, ma soprattutto umano. Grazie alla volontà dell'amministrazione comunale è stato realizzato un volume di oltre 400 pagine dedicato alla memoria storica risalente alla Prima Guerra Mondiale. L'idea è partita proprio da noi perché da molto tempo si parlava soprattutto di questa linea ferroviaria, c'erano varie notizie, foto, anche qualche aneddoto particolare sul discorso del trenino, questo misterioso trenino eventualmente affondato, no? Per cui abbiamo detto, proprio per celebrare l'evento diciamo del centenario, il ricordo del centenario della Grande Guerra, era importante soffermarsi, no? Sugli aspetti anche generali della Grande Guerra e anche sugli aspetti locali, per cui abbiamo voluto, grazie a Lucio Tarzarioli, il bibliotecario che si è interessato particolarmente a questo progetto e ha coinvolto moltissime persone del luogo, e quindi quello che mi piace è che è risultato un'opera anche in qualche modo comunitaria. Il coordinatore di tutto questo grandissimo lavoro è lo storico internazionale Lucio Tarzariol. Per questo volume c'è stata una collaborazione diciamo di tutto il paese, abbiamo coinvolto più di 50 persone, ci sono state parecchie interviste, sopralluoghi di luoghi che ne sono stati molto importanti per la Grande Guerra, e quindi è un lavoro che secondo me è una pietra miliare per quanto riguarda questo periodo storico, perché la Grande Guerra è passata anche a Revine Lago. Revine Lago, dopo la disfatta di Caporetto, dovette subire il peso diretto dell'occupazione militare austro-ungarica. Ma ora, volendo capire cosa accadde a Revine Lago al momento dell'invasione, dovremo cercare tra quelle testimonianze specifiche territoriali, come quelle di Suore Elettra Veronesi, Don Bortoluzzi ed altri, che sono tracce di quel lontano ricordo indelebile che ha lasciato il segno anche alle successive generazioni. Sì, tanti anziani mi hanno raccontato delle storie che poi è state messe sul libro, come la storia qui a Lago. Un mio amico mi ha detto che suo nonno aveva murato vivo una mucca per sfuggire alle requisizioni. Se qualcuno ti diceva abbandona, lascia la casa, dammi tutto quello che hai, tu dovevi fare? Te lo dicevano chiaro e tondo, noi siamo i nuovi padroni. E lo dicevano proprio in italiano? Sì, sì, sì. La chiesa di Lago durante l'anno di occupazione è stata usata come ricovero di cavalli. Una notizia inedita riportata da Silvano Moz, che la raccolse dagli anziani del paese di Lago, riporta il fatto che nell'anno dell'invasione a Lago, quando gettarono le campane giù dal campanile, demolirono le due colonnine centrali nord e sud del campanile per asportare le campane, e tuttora mancano. E si vede, è ben visibile, la colonnina che manca è stata asportata per la requisizione delle campane. A Revine Lago correva una linea ferroviaria a scartamento ridotto, la Decoville, Revine Pieve di Soligo, costruita nel 1918 dall'esercito austro-ungarico per il trasporto di viveri e munizioni. La linea che partiva proprio da Revine passava per Follina, rincongiungendosi con la vecchia tranvia Susegana Pieve di Soligo, costruita già nel 1913. Ci troviamo in località Lavazzè. In questo spiazzo che vediamo alle nostre spalle passava la linea ferroviaria Decoville, e proprio qui dietro a questa stalla, più o meno in centro, si trovava la stazione ferroviaria. Naturalmente proveniva da Vittorio Veneto attraverso la teleferica, e proprio da qui più o meno, anche un po' prima,
partiva la linea che poi proseguiva verso Lago e tutta la vallata. Naturalmente è tutto stato smantellato perché, come vedete, qui non è rimasto più nulla. E la gente poi ha usato i pezzi delle rotaie, quello che poteva, le traversine, per le varie, diciamo, per i vari usi a casa. Allora, questi, i piantoni di questo guardarai sono stati realizzati con pezzi di rotaie della ferrovia. E qui passava il terrapieno dove passava la ferrovia de Cauville, che andava fino a Soligo per il rifornimento di truppe, viveri e di tutto. Sì, la ferrovia presumibilmente passava al centro di questo campo, correva di qua e andava fuori là, dietro a quella casetta là. Sì, qui alle nostre spalle attualmente passa una linea di media tensione dell'Enel, dove sono conficcati i pali, cosa curiosa, tanti di basamenti riutilizzati, sono i basamenti che un tempo portavano la teleferica che da Vittorio Veneto saliva qui a Revine. Questo è il segno ben visibile dove passava la ferrovia. Ci troviamo qui alle Lame, che è un luogo storico molto particolare, caratteristico di Revine. La ferrovia, la linea ferroviaria passava un po' più in là. E questo luogo è particolarmente importante perché consta di un abbeveratoio, che è stato poi inizialmente era una vasca e poi a tre, e di questo lavatoio antico, quindi siamo a fine dell'Ottocento, molto ampio, e dove le donne appunto venivano a lavare la biancheria. Mi dispiace ad esempio che questa ferrovia che esisteva già allora se ne sia andata distrutta, perché pensate bene il collegamento che c'era allora, è incredibile, cioè c'è questa idea che in un anno han creato questa linea che andava a collegarsi con Pieve di Soligo, che c'era già la tranviaria costruita nel 1913. Cioè, questa via di comunicazione è incredibile, che sarebbe utile anche adesso. Mi raccontava uno qui di Santa Maria che suo papà andava a lavorare a 9 anni a fare questa ferrovia. Molti abitanti di Revine Lago hanno voluto lasciare la loro testimonianza, raccontando a Lucio Tarzariol quello che hanno sentito dai propri familiari. Questo libro, io sono convinto che riporta molte informazioni e molti fatti che sono interessanti. Un caso particolare è quando dal cielo ha gettato degli stivali sporchi di letame. E come dire che l'Italia... E successivamente un pilota italiano ha gettato delle caramelle, della cioccolata, dove c'era scritto ognuno dà quello che ha. Questo è un capitello vuoto fatto dalla famiglia De Coppi, perché avevano 3 ragazzi in guerra e l'hanno fatto come voto se venivano a casa dalla guerra sani e salvi, e sono venuti a casa tutti e 3 sani. Un vero e proprio miracolo, diciamo. Sì, ecco, in questo posto praticamente c'era una casa che è stata demolita nei primi anni del secondo dopoguerra, e nella casa che sorgeva qui c'era il quartier generale delle truppe austro-ungariche. Qui stazionavano i militari prima di andare al fronte. Mia nonna, piccolina, se li ricordava bene, raccontava sempre, insomma, di questi soldati che si affacciavano alla finestra. C'era questa bambina che praticamente girava col bastone e i soldati gli calavano le gavette con la minestra. Lei, intimorita, non andava a prenderli. I fratelli più grandi dicevano: dai, vai a prenderla questa minestra. Lei non andava, finché a un certo punto i militari spazientiti buttavano la minestra a terra e i fratelli più grandi andavano a mangiare la minestra per terra, perché era il 1918, era il famoso anno della fame. Una battaglia da ricordare è senza ombra di dubbio l'assalto dei bersaglieri ciclisti, l'undicesimo battaglione che giunse a Revine Lago e si impegnò in una battaglia di retroguardia molto importante che rimase nella storia. Siamo in località Col della Spina, località San Marco, comune di Revine Lago. Qui in questo luogo 100 anni fa c'era solo la chiesetta di San Marco. E qui è avvenuta la battaglia di Revine, praticamente a fine ottobre, tra il 27 ottobre e il 29 ottobre, le truppe dell'11° Reggimento Bersaglieri Ciclisti
dopo aver sfondato la linea del Piave, sono arrivati qui. Dopo hanno proseguito per il Fadalto, perché i bersaglieri e le truppe arrivate dalla vallata non sono mai entrate a Vittorio Veneto. A Vittorio Veneto sono entrati gli Arditi e sono entrati da sud. Una battaglia molto famosa per i bersaglieri che ha riportato praticamente una medaglia d'argento al reggimento e ad oggi esiste ancora una compagnia bersaglieri che porta il nome di Revini a memoria della battaglia. L'apertura del libro inizia col saluto del sindaco, c'è un contributo poi del colonnello Lorenzo Cadeidù, che è presidente del centro storico per il militare Piero Pieri, e poi abbiamo i contributi importanti di Luciano Cecchinel, di Roberto Tessari, sono scritti in questo libro che vi consiglio di leggere. Un volume voluto dall'amministrazione comunale e un grandissimo lavoro che ha coinvolto tutta la cittadinanza di un libro che è un unicum, un'opera mai realizzata prima, che racconta veramente un territorio tutto da scoprire. L'amministrazione comunale di Revine Lago, nel centenario della Prima Guerra Mondiale, ha voluto ricordare questo tragico e doloroso evento con una pubblicazione che documenti gli avvenimenti succedutisi nel nostro comune fra il 1915 e il 1918, per farne memoria agli uomini di oggi e di domani. Ciò permette di salvare l'immenso patrimonio storico di vite, opere e narrazioni appartenuto a coloro che in quegli anni sono vissuti ed hanno visto le loro esistenze segnate da una violenza immane e assurda, come sempre è la guerra. Un particolare ringraziamento va a Lucio Tarzariol, nostro bibliotecario, che con amore e dedizione ha curato la stesura del testo, riuscendo a coinvolgere studiosi locali, collezionisti e persone del nostro paese appassionate di storia, i cui contributi hanno arricchito e impreziosito questo scritto. Il sindaco Michela Coagno.